Patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Un uovo mi preparo con voi, quindi chiacchieriamo insieme mentre mi trucco. Io vi lascio al video, spero tanto vi piaccia e ci vediamo a fine video con i saluti. Ciao! Ciao! Benvenuti in questo nuovo mi preparo con voi e mi preparo con voi togliendomi la maschera. Inizierei proprio da questo, anche perché non riesco a fare più espressioni facciali. Anche un semplice sorriso mi viene difficile, infatti si è già scollata. Allora, iniziamo col togliere questa bellissima maschera. Questa sarebbe la maschera antigravità, quindi iniziamo a toglierla. Oh wow, che figata, io adoro questa parte. Oh, riesco a fare espressioni facciali come prima. Oh, ciao! Tra l'altro nuovi capelli, non li avevate ancora visti in video? Li avevate visti nel weekly vlog però. Se non lo sapete, ho il canale dei weekly, oramai, che si chiama Fairland, quindi tutti i weekly vlog sono su quel canale. Tra l'altro abbiamo raggiunto anche 10.000, oltre 10.000 iscritti, ed è tempo di estrarre il vincitore del vecchio giveaway che avevo fatto. Ma questa è un'altra storia, iniziamo a prepararci. E questa frangia mi sta aiutando tantissimo a coprire le mie sopracciglia orribili, che tra l'altro, essendo bionda, chiara, quindi si vedono le sopracciglia, non le sto toccando. Praticamente mi trucco solo gli occhi, il viso, gli occhi e le sopracciglia le lascio così, perché se le vado a scurire si vedono tramite la frangia, quindi cerco di lasciarle il più naturale possibile e vado a truccare solo gli occhi. Sì, l'unica cosa che adesso, essendo un po' appesantito il capello, non è più bombato e non l'ho neanche piastrato oggi, quindi drittissime, mi copre maggior parte degli occhi, però è un po' più corta rispetto a come la vedete adesso. Però mi piace tantissimo questo look, in tante su Instagram mi avete appoggiato questo nuovo look, nei weekly mi avete detto che non vi piacevo e questa cosa mi dispiace moltissimo, perché oh mio dio, stanno iniziando a cadere tutti i capelli, perché mi piacciono un sacco invece a me, è un colore, un taglio che adoro e credo terrò per più tempo rispetto agli altri. Ovviamente è un rosa molto scaricato, voluto ovviamente, quindi da tenere, da tenere così è un po' più difficile, perché ogni due lavaggi scarica e tende a ritornare biondo, quindi ogni volta lo devo riprendere. Però sono molto contenta, mi sento molto kawaii e mi piacciono tantissimo. E iniziamo a prepararci dopo queste chiacchiere. Inizio a fare la mia base, quindi applico questi prodotti. Sto utilizzando tra l'altro il Fit Me di Maybelline, che mi è arrivato oramai quasi due settimane fa, o una settimana e mezza fa, vabbè. E il numero 110, il più chiaro della linea, questi qua nuovi matte poreless. E devo dire che mi piace tantissimo, non è molto coprente ed è molto liquido, però riesce a uniformarmi l'incarnato, anche se comunque sapete che oramai i miei brufoletti stanno sbucando di nuovo fuori, perché sto mangiando veramente tantissimi dolci, cattiva gloria, e quindi niente, sto ritornando ad avere la pelle schifosa, però non mai come l'anno scorso, sapete, se vi ricordate l'anno scorso ero veramente conciata malissimo. Niente, devo dire che mi toglie un po' questo rossore, riesco a uniformare l'incarnato. E poi utilizzo il Born This Way di Too Faced come correttore e come correttore illuminante, insomma, per andare a illuminare queste zone qua, il nuovo, il vecchio Pro Longwear Concealer di MAC, che è il solito che utilizzavo tantissimo, che avevo abbandonato tra l'altro, invece me l'ero dimenticata, tra tutti questi correttori nuovi, questi prodotti nuovi, mi ero dimenticata di quanto amo il Pro Longwear Concealer di MAC. Come sta andando la mia vita? Allora, questo mese diciamo che è stato molto triste in generale, proprio perché è un mese bruttissimo per me. Però sto cercando di svagarmi, sto cercando di non pensarci e niente, mi svago guardando serie TV, film, infatti sono stata cattiva, perché anziché finirmi tutta la serie, tutte le serie di Una mamma per amica, ho sbirciato i primi 7 minuti di Inverno, quindi delle 4 ultime puntate da 90 minuti l'una di Una mamma per amica con le nuove. Sono spoilerata i primi minuti, questo perché volevo assolutamente guardarmi almeno l'inizio. E no, niente, mi sono emozionata, ho detto no, me lo devo guardare per bene, quindi ho chiuso tutto e adesso devo continuare a guardarmi. Io sono ancora alla seconda stagione, cioè me ne mancano ancora, quindi ora che vedrò quelle nuove ne passerà di tempo. La sera sto monopolizzando la tele, perché obbligo anche Andrea a guardarlo, o mia mamma, che vabbè non è che la obbligo perché mia madre adora Una mamma per amica come me, però insomma sto monopolizzando le serate con Una mamma per amica. Abbiamo guardato un po' di film in realtà, col fatto che adesso attacchiamo il cavo HDMI alla TV, ci stiamo dando dentro con i film, infatti questo mese ne ho guardati un bel po', e vabbè, ma qua non vi voglio anticipare niente perché ve ne voglio parlare nei video preferiti che vedrete successivamente. Qua la roba bellissima della frangia è tirarla su e truccarsi la fronte almeno fino a qua, anche qua, se no la fronte è sporca la frangia, quindi cerco di portare almeno il fondotinta in queste zone e poi per il resto lo lascio tranquillo, perché tanto questa zona, questa parte è tutta coperta, quindi
non ce ne frega niente di andarla a truccare. Con questa frangia mi sto truccando così, tra l'altro meglio perché la pelle respira un po' in questa zona, che i brufoletti sotto pelle sono quelli peggiori che escono in questa zona qua della fronte, quindi almeno la lascio anche un po' respirare. Mi sono svagata un po' perché sapete che per me è un periodo bruttissimo, come vi dicevo, è passato un anno oramai e fa strano, fa veramente strano, e cerco di... cioè il pensiero va sempre lì, ecco, oramai io lo sapete che vi ho portato la storia del mio papà sul canale, cos'è, 2 anni fa oramai, vi ho raccontato la sua storia e mi sembra giusto anche rendervi partecipi di quello che sto passando, di come sto vivendo la cosa e oramai è passato un anno dalla sua scomparsa ed è dura, è veramente dura. Perdere un genitore non è mai facile, perdere qualcuno non è mai facile, credo che il dolore sia sempre, credo, lo stesso e la perdita in generale è veramente triste, brutta e ti fa pensare in continuazione a quella cosa là, continui ad andarci a sbattere contro, il cervello continua a pensarci, tu cerchi di non pensarci ma il pensiero va sempre lì, la mente va sempre a sbattere su quel brutto pensiero. A cuore aperto vi dico che veramente non puoi superare una cosa del genere, io tuttora non l'ho superata. È dura. Vabbè, andando avanti invece, questo è stato il mio periodo, questo è tuttora il mio periodo, perché anche se vi sorrido, vi faccio i video dove sorrido, o faccio post dove sorrido, o veramente parlo di frivolezze, non è così quello che penso, cioè non sono totalmente sincera, ecco, perché in realtà io sto male, cioè anche se non è che se una persona si mostra sempre contenta, allora vuol dire che la sua vita va a meraviglia, va a gonfie vele, non ha problemi, io... cioè ognuno ha i suoi problemi, ecco, quindi non mi sembra giusto additare una persona solo perché non ne parla, quindi spero capiate il fatto che comunque sono un po' così, anche sono un po' spenta, mi sono arrivati dei messaggini dove mi dicevate Gloria però vedo gli occhi un po' tristi e chi più di voi che mi seguite da tanto capisce insomma il mio sguardo, quasi come lo capiscono i miei familiari, perché alla fine voi avete sempre visto la parte più simpatica di me, ecco, quindi magari quando mi vedete un po' spenta lo notate subito. Purtroppo non si può sempre sorridere, ci sono anche per me quei momenti dove sono triste e dove purtroppo si vede, ecco, non posso farci niente. Cerchiamo di non rattristarci, io adesso uso la NYX Finishing Powder NHD e cerchiamo di non rattristarci e parliamo di cose belle, infatti... prendiamoci in giro, questa frangia è veramente lunga. Ho detto fino adesso che non era lunga, ma adesso mi accorgo che a guardarvi in alto vedo metà capello, cioè proprio metà capello. Quindi questo è un trucco, tra l'altro, parlando di make up, è un trucco che sto facendo quando ho questo look. Se voi appesantite gli occhi vi fa un effetto bruttissimo, almeno a me fa un effetto bruttissimo. E il massimo che faccio è applicarmi le ciglia finte. Adesso applico tra l'altro la Milk Chocolate Soleil di Too Faced, che è appunto la terra. E sto facendo questo trucco che ci mette veramente pochi minuti. Cioccolato ovunque. Per gli occhi ovviamente non è che li lascio nudi. Utilizzo questa palette della Glossip che mi è arrivata anche qua quasi 2 settimane fa. Si chiama My Nude Palette Drama e è fatta così, io ve lo faccio vedere meglio. Tra l'altro ragazzi, questo colore è una roba pazzesca, però lo dovete fissare perché tendono a svolazzare un po' via durante la giornata questi colori, non so, mi piace la compattezza che hanno, anche da portare in giro, da sbattere in giro, le vedo molto solide, quindi tipo se volete farci passare sopra un camion, qualsiasi cosa. Oddio che stupida che sono. Vado a scurirmi la piega dell'occhio e utilizzo Opening, che è un marroncino un po' rosatino, giusto per non lasciarli lisci lisci lisci. Ultimamente nel make up sto utilizzando questi prodotti nuovi, anche nella skin care sto cambiando, cioè ho cambiato e sto utilizzando queste cose che mi sono arrivate ultimamente, mi piacciono un sacco. Tra l'altro di NYX ho ricevuto un sacco di roba, chi ha visto anche qua il weekly di NYX sa. Sono super contenta perché ci sono veramente tantissimi prodotti nuovi, non nuovi perché li ho ricevuti io, ma proprio nuove uscite, ecco, di NYX. E per chi non lo sapesse, per chi non ha visto il weekly, in sintesi è stato un party di Natale, proprio a tema natalizio, c'era un albero di Natale, c'è stato il momento regali da parte di NYX, cioè proprio ha fatto un sacco di regali a tutte noi,
tra cui l'Instax Mini 8. Mio Dio, sono troppo contenta, cioè vi giuro, non la sto usando perché ho paura di finire le scorte. C'è stato un altro mega regalo, ossia un viaggio. Praticamente abbiamo deciso tutti quanti che il prossimo evento Nyx sarà ad Amsterdam. C'erano delle città europee e noi abbiamo deciso di andare tutti quanti ad Amsterdam, cioè tutti quanti, la maggior parte, perché in realtà io volevo andare o ad Atene o a Londra o a Budapest o a Stoccolma, e invece la maggior parte ha scelto Amsterdam, quindi va benissimo, cioè nel senso non... Amsterdam è un'altra città che mi sarebbe piaciuto visitare, ecco, quindi diciamo che a me piacerebbe visitare qualunque cosa, perché oltre a quelle quei quattro posti dove sono andata non ho visitato molto nella mia vita, quindi mi piacerebbe un po' andare ovunque, ecco, va benissimo qualsiasi meta. E questo regalo ci ha lasciato a bocca aperta, e oltre a tutte le altre cose che ci hanno fatto, perché nessuno di noi, ripeto, se l'aspettava, un Mega Lash Mascara di Marc Jacobs, che sto utilizzando ultimamente. È tranquillo come mascara e non mi dispiace, diciamo che quando applico anche le ciglia finte va benissimo. Lo sto utilizzando anche da solo in realtà, eh. Adesso vado ad applicare le Black Magic Lashes, che sono il nome Firewalker. Sono bellissime, infatti queste qua sono il secondo paio che provo, me ne hanno mandate 3 o 4, non mi ricordo più, vabbè, comunque io pensavo fossero troppo lunghe, troppo grandi, però mi aprono tantissimo lo sguardo, mi piacciono tanto tanto tanto. Nel frattempo, cose che fai mentre aspetti che la colla per le ciglia finte si asciughi. Devo fare la lavatrice, oddio. Devo ricordarmi anche di stendere dopo. Ah, poi dobbiamo uscire però. Allora, quando torno monto il video e poi dopo intanto metto la lavatrice. Quando ho finito che ho montato il video posso finalmente stendere la lavatrice che ho fatto. Ah, già, devo svuotare anche la lavastoviglie. Ma li ho messi a posto i trucchi? Allora, forse devo farmi una lista con tutte le cose scritte, così almeno so cosa devo fare. Dai, asciugati, asciugati! Cavolo di colla! Non posso adesso. Ok, colla asciutta, ciglia attaccate quasi. E adesso posso continuare col blush. E utilizzo questo qua di Collister che sto utilizzando ultimamente, è il duo fardo ombretti in realtà, numero 1 passione, toni rosa, infatti della linea Parlami d'amore, che tra l'altro guardate che carino l'interno, c'è una mega rosellona con la scritta Parlami d'amore. Io utilizzo però questa parte più chiara. Oh mio Dio. Applichiamo un blush, che tra l'altro questo blush è un po' perlescente, infatti mi piace anche per quello. Sentite il rumore delle zampettine, c'è qua con me Asia, che è la mia mamma, è al lavoro e Asia sta con me, tra l'altro mi segue ovunque e io non sono abituata, a parte vabbè Treia che mi segue ovunque. Ecco, si è appena scrollata. Adesso vado giù pesante di illuminante, faccio anche la rima io. Quindi applico il mio solito Mary Lumanizer, mi dispiace, ho cercato di provarne altri ma Mary Lumanizer rimane il migliore, the best, e lo applico con questo pennello di Neve Cosmetics, quello lì nuovo, della linea nuova. Guardate quanto è caruccio, mi sembra perfetto proprio per la stesura del, cioè top dell'illuminante, ce la posso fare a parlare, e lo applico anche sul naso, quindi mettetevi una bella lampadina anche sul naso in questi punti qua per alzarlo. Illuminate anche la parte centrale e non lo so, è più figa, anche se con la frangia, sempre sto problema frangia. No vabbè dai, forse è il caso che va un po' accorciata. Adesso, quello che vi dicevo prima, di tutti i prodotti NYX che ci hanno dato, queste qua sono delle nuove matite, NYX Suede, che sono le matite che vanno in abbinato ai liquid suede e non solo. Tantissime matite, guardate che belle! Mi piace tantissimo questo, che dovrebbe essere Maison. Adesso applico questo qua, che è un rossetto liquido matte della Extreme Makeup, si chiama Infiniti Baci, numero 17, perché la matita mi è venuta un po' male sulle labbra, quindi vado a uniformare il tutto. Questo qua è più chiaro, perfetto. Adesso aspetto che si asciuga, questo è il risultato finale. Devo dire che con la base di matita scura non è male l'effetto, perché questo poi si va, come vi dicevo, a mattificare e risalta la parte scura sotto, quindi fa un effetto molto molto carino, mi piace tanto. E niente, io adesso sono pronta. Io e Andrea usciamo, più tardi quando torno registrerò altri video per voi e niente, spero che questo Mi Preparo Con Voi vi abbia tenuto un pochino di compagnia. So che non è stato molto chiacchiericcio rispetto ai soliti, quindi vi mando un grosso bacione e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!